significato a questo punto della partita con la Lazio per quanto riguarda la squadra e il campionato, e il significato per lei, visto che affronta il suo passato col quale, attraverso il quale aveva vinto, sì, una Supercoppa che comunque è sempre un trofeo da mettere in bacheca, ecco. Il significato è lo abbiamo capito, penso, col Bologna, perché se fai una partita così è un brutto vedere, via. Quindi è un significato, è molto importante presentarsi e cercare, hai il dovere di fare una bella partita, perché questo è il significato. La dignità tua, la dignità della tua squadra, rappresenti la società, le persone tante che vogliono bene a questa società, a questa squadra, quindi il significato è proprio la responsabilità che abbiamo ognuno di noi di fronte a tutto quello che ho detto, ecco, quindi la responsabilità di fronte a tutti questi aspetti che sono di straordinaria importanza. Sì, mister, per quanto riguarda la formazione, possiamo aspettarci magari che trovi più spazio chi, nonostante le sue grandi rotazioni, ha giocato un po' meno nelle ultime uscite, oppure anche qualche ragazzo, penso ad Acelle, Bassoricci, i primi che mi vengono in mente, a cui ha regalato l'esordio, però non troppi minuti. Insomma, se ci racconta un po' quello che ci può dire sulla formazione di domani. Beh, intanto siamo una delle squadre che ha ruotato più giocatori, mi sa. Abbiamo una rosa non ampissima, non così ampia, però quei 25 giocatori con Bassoricci 26 li abbiamo, vabbè, hanno giocato tutti. È chiaro che Bassoricci e Acella hanno giocato poco, ma perché magari è giusto che stiano con noi, ma è altrettanto giusto che insomma gli si dia il tempo e soprattutto, ecco, il campionato giusto che fa per loro. Ad oggi il campionato giusto che fa per loro non è certamente la Serie A. Hanno debuttato in Serie A, ma è chiaro che devono fare il loro percorso. Ecco, mister, il campionato che volge al termine, le chiedo se ha già avuto modo di pensare al futuro, di parlare magari con la società della prossima stagione. Sì, ci siamo visti, adesso poi ci rivedremo, quindi questo fa parte, diciamo così, di quello che deve essere il finale di campionato e anche la chiarezza nei programmi futuri. Quindi ci siamo incontrati questa settimana e probabilmente ci incontreremo anche la prossima settimana. Ecco, lei parla spesso noi, inteso come staff, che non è una cosa scontata, questo è molto importante. Ecco, confrontandovi in questa settimana o comunque in quella situazione qua, cosa vi siete detti? Nel senso, cosa ha funzionato, cosa ha meno funzionato, cosa è arrivato che non vi aspettavate e forse cosa non è arrivato dal lavoro che avete fatto? Sì, allora, intanto siamo, da quando siamo arrivati, siamo soddisfatti, ecco, di quello che è stato fatto. Poi è chiaro che nella soddisfazione, perché i primi a sapere che magari in certi momenti, in certe partite, potevamo essere più bravi, siamo noi. L'errore non lo sapete voi, l'errore lo sappiamo noi, dove è stato commesso l'errore eventualmente. E dopo è chiaro che se tu hai un margine di errore piccolissimo, strettissimo, è facile magari ogni tanto incappare in certi errori. Se invece hai, diciamo così, una rosa altamente competitiva, se hai, diciamo così, se sei strutturato in una maniera più solida, l'errore quasi non si percepisce. Quindi, ecco, cosa voglio dire? Che i margini di errori nel nostro caso erano limitatissimi, perché non dovevi sbagliare niente, e quelle volte che potevamo fare meglio, lo abbiamo capito. Ecco, quindi voi magari no, ma noi sì. Ecco. Se la squadra è rimasta viva fino a domenica dalla fine, il merito è di Ballardini e del suo staff. Non ci sono dubbi. No, glielo dico io, che invece le dico questo, che il merito è della squadra, staff compreso,
che discorsi. Però il merito è della squadra, perché comunque hanno dimostrato. L'ultima partita eravamo un po' vuoti, quella contro il Bologna, proprio si vedeva che facevamo fatica, via. Non eravamo proprio slegati, anche magari mentalmente eravamo scarichi. Però ecco, questo a riprova che il merito del percorso che abbiamo fatto noi è grazie anche alla squadra. Ecco, la mia domanda era, ma due partite ancora da giocare, l'ultima da dimenticare, diciamo così, col Bologna, si prolunga un'agonia che è dentro nel cuore, ormai nella testa dei giocatori, oppure no? No. Penso proprio di no, perché... Ma insomma, sei giocatore, giochi contro una squadra importante, ci tieni a fare bella figura, ma che senso ha non andare lì e giocarsela e cercare di lottare, no, non cercare, avere voglia di lottare, avere voglia di dimostrare che, porca miseria, al più presto vuoi tornare a giocare a quei livelli lì. Quindi per me le motivazioni ce ne sono tantissime, no? Perché tu hai così il piacere di dimostrare, la voglia di dimostrare che ci vuoi tornare a giocare a quei livelli. Quindi le motivazioni sono tantissime, quindi bisogna, no? Far vedere che sei motivato. Collegandomi a quello che ha appena detto Giorgio, per arrivare a tenere vivo questo campionato il più lungo possibile, perché... Nel senso che poteva essere aprile il mese decisivo sulla carta, vedendo la situazione, perché ricordiamo che fino al pareggio di Monza i punti erano ben più di 3, 6, quelli che... Ecco, esatto. È stata più l'organizzazione tattica, ha visto la squadra che invece ha preso più consapevolezza dei propri mezzi, ha trovato più sicurezza, un po' più certezza come muoversi in campo. Qual è stato un po' anche il segreto del lavoro che ha tenuto vivo il più lungo possibile? Ma per me la consapevolezza che così ti è venuta sempre più dalle prestazioni, perché comunque hai fatto delle belle prestazioni, il fatto che tu sia andato avanti in Coppa Italia, il fatto che tu quotidianamente vedevi, insomma, che te la potevi giocare, quindi la consapevolezza è cresciuta man mano che noi si andava avanti nel nostro quotidiano, diciamo così. Sì, mister, per curiosità, qual è la cosa più piacevole di questo suo periodo alla Cremonese? Cioè, magari anche rispetto alle aspettative che aveva prima, al di là di tutte le difficoltà, insomma, quello che, visto che l'intenzione di andare avanti mi pare che ci sia, si porta a casa e da cui riparte anche per quello che sarà il futuro eventualmente insieme. Noi ci portiamo a casa dei valori sportivamente sani. È questo, l'ambiente sano, le persone che sono vicine, i tifosi che sono vicini alla squadra sono molto legati alla squadra. È chiaro che sono critici quando lo devono essere, perché porca miseria, è una situazione che magari anche chi vuol bene alla Cremonese voleva magari qualcosa di meglio. Però quello che ci portiamo a casa tutti è proprio un ambiente sano, un ambiente che ha dei valori importanti, un ambiente che è destinato, a parer mio, solo a crescere, ecco, perché, come ho detto, ci sono delle basi solide, ecco, basi solide, sane e sportivamente molto... Così, per me, ecco, è anche questo, l'ambizione che c'è di voler crescere. In un modo sano, perché c'è chi vuol crescere in un modo poco sano. Qui si vuol crescere in un modo sano. Dicevo, la Cremonese ormai retrocessa, la Lazio che ormai ha raggiunto la Champions, la differenza la faranno le motivazioni. Magari. Non c'è solo quello. Non credo... Intanto loro saranno motivatissimi, perché davanti al loro pubblico mi pare di aver capito che ci sarà lo stadio pieno, e quindi sarà una bella vetrina per loro e vorranno salutare i loro tifosi con una bella partita. Quindi loro saranno motivatissimi e per noi sarà altrettanto stimolante affrontare dei campioni, perché la Lazio
ha davvero dei campioni e quindi ci sono motivazioni elevatissime da parte loro ed è chiaro che è necessario che le abbia altrettanto tu, ecco, per fronteggiare questi campioni così motivati davanti al loro pubblico. Tornando al discorso che sta facendo con la società, con cui sta parlando giustamente, lei è spesso entrato in corsa, in campionato, ha cominciato, mi sembra, un paio di volte, tra l'altro in Serie B. L'entusiasmo è una cosa, pensandoci, per quello che c'è qua a Cremona, per quello che ha vissuto, può essere un'esperienza che ne vale la pena? Cioè, per i tifosi adesso è importante capire quale sia il progetto e soprattutto da dove si parte. Si parte dall'allenatore, perché comunque sarà lui poi a dover mettere insieme la squadra. Ecco, è lì che voglio capire, voglio chiedere. Allora, come ho detto prima, la base è solida, sana, è proprio una base, questo, le basi sono solide, sane e ambiziose. Quindi questi tre aspetti, sei solido, sei sano e sei ambizioso, è chiaro che per me ogni allenatore vorrebbe avere questi presupposti per iniziare un percorso. E quindi mi pare di aver risposto, più chiaro di così. Poi dopo ci sono poi le difficoltà, un'altra cosa, ti devi confrontare con il direttore sportivo, il direttore generale, è chiaro che ci sono poi delle esigenze anche perché l'allenatore magari vuole un giocatore, ma quel giocatore lì non lo puoi prendere per tanti motivi, dopo bisogna trovare la soluzione comunque che faccia piacere. Esatto, bravissimo. Ecco, mi collego alla domanda di Daniele, cioè il discorso di essere subentrati, che come può capitare spesso in Italia nel calcio, il fatto di trovare una squadra già fatta da altri o per altri, il problema è che l'allenatore che arriva non ha la possibilità di metterci il naso o la testa in questo. Quindi partendo, facciamo il conto, dall'inizio questo discorso può essere superato. Sì, però ho detto ci sono comunque delle difficoltà nel costruire la squadra. Detto questo, quando un allenatore magari entra a campionato iniziato è anche perché magari ha valutato la rosa che va ad allenare e magari capisce che può fare comunque un buon lavoro, come credo sia stato fatto. Quindi sì, è così.